La parola storia, evocata con enfasi e con qualche ragione nelle ultime 24 ore, entra anche nell'omelia che Papa Francesco tiene come di consueto nella cappella di Santa Marta. E così, passo a passo, si fa la storia. Dio fa la storia, anche noi facciamo la storia. E quando noi sbagliamo, Dio corregge la storia e ci porta avanti, avanti, sempre, camminando con noi. È la prospettiva in cui inserire i tanti dovuti riconoscimenti al ruolo che il Pontefice e la Santa Sede hanno avuto nel disgelo tra Stati Uniti e Cuba. Uno sforzo premiato dalla svolta storica tra i due paesi che evidenzia la capacità diplomatica del Vaticano nel tessere relazioni e offrire spazi di dialogo. Dell'intesa raggiunta tra L'Avana e Washington ha parlato Bergoglio, ricevendo nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico gli ambasciatori di Mongolia, Bahamas, Dominica, Tanzania, Danimarca, Malaysia, Ruanda, Finlandia, Nuova Zelanda, Mali, Togo, Bangladesh e Qatar. I rappresentanti di una vasta porzione di mondo con problemi e situazioni diverse, a cui Francesco ha rivelato la propria gioia. E oggi tutti siamo contenti perché abbiamo visto come due popoli che erano allontanati da tanti anni, ma ieri hanno fatto un passo di avvicinamento. E questo è stato portato avanti da ambasciatori, dalla diplomazia. È un lavoro nobile il vostro, tanto nobile. Un lavoro paziente che a volte porta a risultati eccezionali, come quello sancito ieri, maturato in una cultura dell'incontro, in una disponibilità di spazi e tempi volta a costruire ponti e a favorire il dialogo. In sintesi, ciò che secondo Bergoglio dovrebbe caratterizzare l'impegno dei diplomatici. Il lavoro dell'ambasciatore è un lavoro di piccoli passi, di piccole cose, ma che finiscono sempre per fare la pace, avvicinare i cuori dei popoli, seminare fratellanza fra i popoli. E questo è il vostro lavoro.